Una buona giornata a tutti i lettori di Liberasport.it. Oggi parliamo di motori e parliamo con Federico Sparanti, campione italiano di go-kart. Grazie di essere qua con noi, Federico. Ciao a tutti, grazie a te Riccardo, è un piacere essere qua e parlare con tutti voi. Ringrazio. Dobbiamo iniziare ovviamente col tema coronavirus, un tema molto delicato, molto importante, sport completamente fermo, anche in tutta Italia sappiamo com'è la situazione. Mi regali un documento, Federico. Beh, certo, sicuramente la situazione in questo periodo è molto più in crisi. Sicuramente abbiamo anche sottovalutato un pochino all'inizio questa faccenda e infatti adesso è un po' tutto paralizzato, sia riguardo all'economia, ma anche, come dicevi tu prima, allo sport. Vedremo come sarà la situazione più avanti. Ecco, sono curioso di sapere com'è la situazione nei go-kart, no? Visto che comunque la MotoGP e la Formula 1 si sono fermate momentaneamente. Cioè, sì, anche nel kart comunque per il momento è tutto fermo. Non si sa bene quando si potrà ripartire. Si parla verso fine agosto, inizio settembre, per delle manifestazioni comunque a porte chiuse, quindi senza pubblico, senza la gente necessaria comunque. E comunque senza pubblico è una sconfitta, no? Alla fine. Vabbè, certo, il pubblico è quello che Sarebbe meglio anima tutto. ripartire in toto, secondo me, no? Non so se mi dai ragione, quando poi il pubblico può entrare sugli spalti, come è giusto che sia lo spettacolo anche del kart, no? Certo, sì. Riccardo, ti chiedo scusa un attimo, ma devo chiudere il cancello che c'è. Non so se Ah, puoi fare ok, pausa. va benissimo, vai tranquillo, tanto noi stiamo registrando, vai tranquillo. Le Ok. cose della diretta bellissime, non ti preoccupare. Aspettiamo che torni Federico Squaranti, campione di kart di Camporosso, che ha avuto un attimo un intoppo. Comunque noi stiamo facendo questa intervista proprio a un campione in questo momento delicato del tema coronavirus. Federico Squaranti, lo ricordiamo, è 2 volte campione italiano. Nel 2017 e 2018, adesso noi continueremo questa intervista proprio con lui. Lo stiamo aspettando, quindi arriverà lui in questo momento a lavoro. Attendiamo Federico al rientro. Sì, Ok, eccomi, perfetto. Stavo scusate. intanto raccontando un po' la tua carriera, no, ai nostri lettori. Comunque, 2 campionati italiani vinti nel 2017-2018, ecco. Mi spieghi un po' com'è questa disciplina, no? Ce la fai conoscere meglio? Certo, sì, il kart diciamo che è la base del motorsport a quattro ruote. Tutti i campioni di Formula 1 o del motorsport in generale arrivano tutti dal kart perché è il primo Sì. approccio verso le quattro ruote, Ecco, io ti no? posso fare dei nomi importanti come Michael Schumacher, come lo stesso figlio di Schumacher, no? Che è partito dai Sì, kart. certo. Forse Sì. Häkkinen anche partito dai kart, partito da lì, ma punti alla Formula 1. Beh, certo, l'obiettivo è sempre quello, sempre puntare in alto. Poi comunque è un mondo in cui prevalgono molti soldi. Sicuramente è molto difficile arrivare in alto senza dei grossi sponsor e senza degli aiuti. Però comunque diciamo che anche il kart a livello professionistico è riuscire ad arrivare a dei team ambiti è comunque una grossa soddisfazione. Ecco, tu sei di Camporosso, no? Mi dici un po' il legame con questa città, questo paese? Beh, certo, io ho sempre vissuto qua, sono nato a Sanremo, però ho sempre vissuto qua già da bambino e quindi io mi alleno qua, conosco molta gente e nient'altro. Ok. Ecco, importante, no? Torniamo un po' indietro, 2017-2018, questi 2 titoli. Sì. Certo, Cos'hai pensato quando dici io faccio comunque 2 titoli consecutivi, no? Arriva quel salto di qualità in più dopo 2 titoli beh, certo, italiani, diciamo che sì, secondo arriva il salto di qualità a livello mentale, perché comunque nel 2017 il primo titolo è stato un pochino inaspettato, perché comunque arrivavamo da un inizio stagione un po' difficile, con alti e bassi, con dei cambiamenti all'interno del team e quindi arrivare a settembre alla finale del campionato italiano e riuscire a portare a casa il titolo è stata un po' una sorpresa. E quindi poi da lì ho avuto la consapevolezza di potermi ripetere e nel 2018 sono arrivato lì molto più preparato
e siamo riusciti comunque a portare a casa il titolo, nonostante anche lì ci sia stato un weekend molto difficile, perché avevo portato a casa la pole position, però durante delle batterie per prendere i posti in finale c'erano stati dei vari contatti, quindi in finale sono partito molto indietro, però avevamo un passo a gara molto veloce e siamo riusciti a recuperare e a vincere. Ecco, parliamo dei tuoi obiettivi, no? Adesso io ti dico 2020, che poi potrebbe essere 2021. Quali sono i tuoi obiettivi principali per la nuova stagione? Beh, l'obiettivo principale è sicuramente ripetersi nel campionato italiano, dato che anche l'anno scorso eravamo stati molto veloci e molto competitivi, però per un problema tecnico in finale, dopo che ci trovavamo comunque in prima posizione, non siamo riusciti a portare a casa il titolo. Quindi l'obiettivo principale è riuscire di nuovo a vincere il campionato italiano. E poi puntare più in alto e vedere di portare a casa anche il titolo internazionale, che mi è sfuggito proprio l'anno scorso a una curva dalla fine, mentre mi trovavo in prima posizione. E vediamo di riuscire a portare a casa quei due titoli. Ecco, i giovani ci sono, no, per questo sport, tu sei giovane e tutto, però che consigli vuoi dare, no? Tu sei già comunque campione italiano, sì, per importi in questo sport è molto importante, diciamo, l'allenamento, girare molto sul kart, comunque tenersi sempre in forma anche da casa con la palestra, la bicicletta, è un ottimo stato fisico. Adesso è dura per te, allora? Sì, no, infatti adesso è dura, sì, senza carte mi devo tenere molto allenato fisicamente a casa. E diciamo che per andare forte in carte devi saper fare anche altre molte cose negli altri sport. Okay, come ultima cosa, Federico, io vorrei lanciare un messaggio, no? Quel messaggio che tutti dobbiamo lanciare. Io resto a casa, soprattutto per i più giovani. Beh, certo, sì. Sì, è una cosa molto importante, non bisogna sottovalutare assolutamente questa situazione. Se non si hanno necessità, è comunque meglio rimanere a casa. Ecco, mi fa piacere che l'appello lo fai te, no? Che sei un campione del Ponente. Ti ringrazio. Ok, io ti considero un campione perché comunque hai due titoli italiani, sei uno dei campioni del Ponente e volevo sottolineare questa cosa e farti complimenti a livello anche personale. Grazie. Io ti ringrazio di essere stato qua con me. Federico Squaranti, campione italiano di kart, e speriamo di sentirci presto. Grazie mille a te, Riccardo, è stato un piacere. Grazie. Ciao Federico. Ciao.